credo di essere appena finito in una situazione più grande di me. C'è un ardente di quelli volanti. Dov'è? Arrivano gli ardenti. Preparati a affrontare i nemici. Bella domanda. Non sono pronto mai, non ho niente per essere preparato. Ultima ondata, eh? Speriamo. Merda, che lancio del cazzo. Però qualcuno l'ho colpito, dai. Vabbè, crepaci. È finita? Ah no, ce n'è ancora uno, dai. Vieni qua, forza. Non fare il timido. Ho ucciso tutti i tuoi compagni e ucciderò anche te. Ecco fatto, hai visto? Non è stato difficile. Madonna, che nebbia incredibile. Ma cosa sono, a Milano? Che è sto rumore? Soccorritori, il cargo bot è in arrivo. Occhi al cielo, gente. D'accordo, grazie. E aspettiamo. Eccolo che arriva. Eccolo lì. Secondo voi si possono abbattere certe robe? Cioè, nel senso, se io gli sparassi un missile, posso tirarlo giù? Non lo so, non lo farò comunque, visto che mi stanno lasciando delle provviste. Ehi! Chi è il pezzo di merda che spara? Stronzo! Quello è mio! Grazie! Grazie! E va... Oh, wow! Guarda! Roba, dammi tutto! Non so che cacchio sia, ma la prendo lo stesso. Che bello. E ora sono pieno come la merda. E sono pure salito di livello. Oh, che soddisfazione però. Direi di nascondermi qua per un pochino. Ho trovato una statuetta. Ma che giornata fortunata oggi. Che giornata fortunata. Facciamo un attimo tutto con calma. Mi avete consigliato di aumentare forza per portare più roba. Però vorrei dare un paio di punti un po' a tutto. Perché effettivamente è vero, forza ti permette di portare tanta roba. Quello è vero. Però vorrei anche avere dei potenziamenti utili. Per esempio, il peso di tutti i materiali è ridotto. Questo non sarebbe male. Il cibo del tuo inventario si deteriora il 30% più lentamente. Questo non è male, devo dirlo. Facciamo endurance a questo giro, dai. Ci sto. Allora, potrei fare quello delle bevande e quello del cibo. E al posto di questo qua, metto questo qua del cibo per adesso. Ora devo solo riuscire a togliermi un po' di peso, anche perché non ho visto neanche cosa mi è uscito. Ma questa la posso usare? Ah no, ah sì, posso usarla. Ah, ho capito. Io pensavo si mettesse via. Finalmente possiedo tutti i tavoli da lavoro che possiamo fare in questo esatto momento. Casa mia prima o poi la realizzerò meglio. Ma quello che mi chiedevo, esisterà la trama balistica per oggetti tipo, non lo so, la tuta del Volt? Sembrerebbe di sì. Fibra balistica 2 e anche l'oro. Ok. E ho trovato tra l'altro un risvolto positivo. Mi piace il fatto che il mio lavandino comunque sia collegato al niente, che comunque sgorghi acqua. Devo dirla questa cosa però. Mi avete detto che questa cosa del PNG del fumo c'è anche in tanti altri giochi. Solo che questa cosa mi infastidisce un po'. Non sto dicendo che è Fallout in errore, sto dicendo che proprio questa cosa mi irrita. La madonna, quanto è lontano lo studio della dottoressa Hudson però, Ma ho una domanda, ma se io tolgo tutta questa roba tipo da quest'arma e poi la metto su un'altra arma, le modifiche devo fargliele ancora? Tipo, se trovo una pistola leggendaria, 10 mm, se rimetto il caricatore standard... In realtà mi sa di no, Credo di essermi già risposto da solo. Però sarebbe un po' una cazzata. Però ditemelo voi per sicurezza. Tipo, se io trovassi una pistola leggendaria, posso togliere il caricatore lungo da questa pistola e metterglielo su quello? Fatemelo sapere voi, per favore. Oh, guarda, un nuovo animale su cui provare la mia nuova ascia. Vieni qua. Oh, un bel po' di danno, Là. Ce n'è ancora uno. Vieni qua. Ecco qua, col colpo potenziato un colpo un morto. Ottimo.
E tutta questa carne oggi si mangia. Quello cos'è? Un ratto talpa, vieni qua. Quella, che è stato quel flash bianco? Guarda, non lo so, però almeno oggi si mangia bene. Oggi si fa la pappa. Viva la pappa pappa. Col pomodoro. Un ghoul ferale vestito da poliziotto o da postino, non saprei. È sparito. È mago. Oh, guarda, un altro nuovo giocatore. Ciao. Oh, e dai, maleducato. Dove vai? Ti volevo solo salutare. Però, oh, sarà anche a livello 4, ma dell'attrezzatura migliora già della mia. Cuciniamo questa buona carne nuova. Cuciniamo anche le costine di cane. E anche un po' di opossum. Chissà cosa posso farci con il budello, però. Da quando siete così veloci? Sonic il riccio è diventato. Ricetta stinco di montagna. Grazie, Delbert. Siamo sotto il ponte. E va che scorcio. Sono diventato un boscaiolo ora. In questo momento sembro un pazzo assassino che corre per i boschi armato di ascia. È un gnomo armato di ascia. Credo che questo fosse un fiume una volta. Lo deduco forse dalla barca? Beh, in realtà sembrava già un letto di un fiume. Vediamo se dentro la barchetta magari troviamo qualcosa. Ad esempio una cassaforte di livello 3. Mannaggia. Un'altra barchetta? Ah beh, magari troviamo qualcosa. Oltre a questi funghi che ho già visto la scorsa puntata. Chissà cosa fanno questi funghi. Chissà se servono a qualcosa. Una ricetta, purè di fagioli della sabbia, grazie. È vero che ho trovato un altro pezzo leggendario, guarda. Il camaleonte, che è un braccio sinistro. Beh, può essere utile, può essere utile. Qua ho trovato una zuppa di Tatos. Finalmente siamo arrivati in un luogo che assomiglia a una città. Bene, la civiltà è stata distrutta. La cosa non mi sorprende. E forse è meglio usare un'arma più veloce. Credo ci sia qualcosa di sbagliato in tutto ciò. Ma è solo il fatto che non si carica un pezzo ed è appena scomparso ed è appena riapparso. Ottimo. Esplora la sede principale dell'industria Ornwira, right? D'accordo. Potrei farlo, perché no? Oh, guarda. Tutto ciò che rimane del fiume di una volta. Ehi, ghoul, buongiorno. Ci facciamo un bagnetto? Di prima mattina? Bravo. La pulizia è sempre importante. Le sedi delle industrie. Allora, iniziamo a evitare di prendere radiazioni inutilmente. Chi è che ha parlato? Ah, è un ardente. Ardeva una volta, ora non più. Aia, ma sono appena entrato, ma fammi entrare! Testa di cazzo! Sono appena entrato! Appena entrato! Un attimo! Allora, stai buono. Dio mio, adesso ti spacco la faccia. Ecco qua. Quest'arma non è propriamente adatta per una roba del genere, me ne rendo conto. Questa è tutta acqua radioattiva. È solo tossica, però non mi dà radiazioni. Questo è alquanto buono di per sé. Una Nuka Cola Quantum. Buona. Eccolo qua il nostro messaggio. Dobbiamo trovare la trivella madre. Ho bisogno di una tessera per entrare. Beh, non è propriamente la missione che volevo fare, però. Ma questi però sono super mutanti. Attenzione. Che gli ardenti siano riusciti a sopraffarli. Ho sentito rumore di scarafaggio. Ah, eccolo qua, infatti. No, stai lontano, sei malato. Ti spacco la faccia, Buongiorno. Ecco qua. Una stampante di schede identificative. Utente non valido. Ah, bene, grazie. Stato registrazione. Ok, probabilmente devo registrarmi per poter essere registrato. Forse devo registrarmi su questo computer? Penso di sì. Sono entrato nel... Ok, sono entrato in un evento senza neanche averlo chiesto. Uccidi il capo di questa orda.
Perché ho l'impressione che non sia al mio livello tutto ciò? Che sono tutti sti rumori però? Ah, ecco, donna. Oddio, livello 10. Questi mi ammazzano. Lo so che il livello 10 non è chissà cosa, per carità, eh. Però io sono di livello inferiore in questo momento e sono da solo. Ok, uno è andato. Facciamo le cose con calma. Lo so che sono solo dei robottini. E tu cosa ci... Ah, è un compagno. Eh no, quello lì mi ruba la roba. Quello là mi ruberà la roba. E che cacchio. Spero di no, spero che mi abbia lasciato la roba. Ho raggiunto il livello 10 e vai. E anche un cestino della Voltec. Perfetto. Eccoci qua. Non c'hanno niente, sti robottini, davvero? Che fine ha fatto quello esploso? Eccolo qua, leggendario, braccio sinistro di cuoio. Ma l'ho appena trovato un braccio sinistro, gioco. Rigira lentamente mentre non sei in combattimento. Beh, in realtà non è male. E abbiamo trovato un sacco di granate, tra l'altro. Progetto sedia da cucina. Grazie. Dicevamo, rieccoci nell'ufficio di Penny. Grazie. Password ottenuta. Ora che abbiamo la password, possiamo registrarci senza troppi problemi. Eccomi qua. Password accettata. Grazie. Ti do il benvenuto al sistema di assunzione delle industrie Hornride. Inserisci il tuo curriculum nel contenitore per la valutazione. Non ho un curriculum, pensa un po'. Esame per dirigente senior ed entra nel team Hornride. Cacchio. Ispezione agli archivi. Beh, sarebbe una soluzione molto più pratica. Ottieni le risposte. Ah, posso fare anche questo. Munizioni, ottimo. E insieme alle munizioni c'era anche il sale e il pepe. Per dargli giusto un po'. E anche lo zucchero. Per dargli giusto un po' di sapore. Salve, mi date le risposte? Grazie. Eccole qua. E in ogni caso andiamoci anche a rubare un altro curriculum vitae, che è nostro. Purtroppo siamo bravi ma non abbiamo esperienze, quindi non ci assumerebbero mai. È questo per caso l'Italia? Probabile. Ma per lavorare ti serve esperienza, ma per fare esperienza ti serve lavorare. Database delle risorse umane forse? Eccoli qua, un po' di curriculum. Grazie. E sono anche salito di livello. Hai un pacchetto talenti? Grazie. Vediamo che cosa abbiamo trovato di leggendario questa volta. Ok. Ti dirò, quello lì del Big Pharma non sono per niente infelice. Perché arriviamo all'80% di trovare sostanze extra. Ma guarda un po', ho trovato tutta roba che aumenta i danni. Le pistole automatiche 10%, le pistole non automatiche 10%, i fucili a pompa 10%, i fucili non automatici 10%. C'ho tutto il 10% in più. Non so, io sceglierei ancora questa. Facciamo anche hacker, a livello 1. Vediamo. In percezione 2 punti, in endurance 2 punti, in carisma abbiamo 2 punti e in intelligenza 3 punti. E Big Pharma però, ora ne ho 2, potrei farla di grado. Attenzione, proviamoci. Di grado 3, esatto, 80%. Ora non mi conviene perché non ho aumentato l'hack. Però posso farla poi, potrei farla. E potrei fare, intanto che non ho ancora l'hack alzata, potrei fare il 40%, che vabbè, non è male comunque. E fare anche un pizzico di sale per fare deteriorare di meno il mio cibo. Ottimo, 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 ottimo. Allora, ecco qua il mio curriculum. Analisi dati completata. A quanto pare hai le carte in regola per diventare dirigente senior. Lo so, grazie. Grazie, non è stato difficile, avete visto? Dirigente senior rilevato. Scheda identificativa emessa. E vai, andiamo a vedere sta trivella. Guarda, ora sono curioso. Adesso sono proprio curioso, dopo che abbiamo iniziato... Che è successo? Ah già, le statue. Ora che abbiamo iniziato questa missione per puro caso, sono curioso di vederla sta trivella madre.
Daje. Eccoci qua, buongiorno. Ma come state? Vedo dei laser qui. Questo posto è ben protetto. Dite che fanno danno? Guarda, eviterei di provare. Eviterei. Giusto perché voglio vivere. Però il mio obiettivo è oltre questa porta. Devo trovare un terminale che mi faccia passare. Ah, devo solo usare il mio ID. Ok. Ottimo, non sono laser allora maligni questi. Buono da sapersi. Ho avuto paura che mi uccidessero, devo dire la verità. Allora, ricicliamo un po' di oggetti perché sono pieno, pieno. Ho trovato un fucile laser, tra l'altro. Oh, questo non me ne ero accorto. Non me ne ero proprio accorto. Però la mia pistola fa di più. La mia pistola laser fa più danno in questo momento. Minerale di piombo e minerale di ferro. Ah. Progetto divani moderni. Perché no? E un altro minerale, minerale di uranio. Questo deve essere pericoloso. Però vediamo cosa ci aspetta. Connessione esterna. Connessione. Connessione, d'accordo. Aspettiamo. Connessione. Rilevata. Livello madre 003. Ma... ah, mi sembrava attivo. Sistema 003 mi chiede assistenza. Carburante a livelli critici. Ok, sì. Non sto capendo che cacchio sta succedendo. Radiofaro di riparazione. Utente, recupera radiofaro di riparazione. D'accordo, sì. Recupera radio. Certo, certo. Dove può essere il coso di riparazione? Ispezione laboratorio e la ricerca di informazioni su dove trovare un radiofaro di riparazione. Ok. Magari se apro questo terminale trovo qualcosa. Ecco qua. Finalmente ho trovato qualcosa. Abbiamo il codice 3698. Voi non lo vedete perché è proprio sotto di me. 36984. Inseriamo il codice. Ah, c'è anche l'animazione, ma pensa un po'. Ma dai, ma c'è anche il tastierino numerico. 36984. Codice di requisizione accettato. Evviva! Missione radiofaro di riparazione. Devo schiacciare questo? Autorizzazione. Evviva! Concessa allo schieramento del radiofaro. Scendere. Schierare. Sì, sì, ci penso io. Con calma. Eccomi qua. Ci penso io, non vi preoccupate, anche se questa missione... non so perché l'abbiamo iniziata in realtà, zero totale. Quindi questa è la trivella madre? Non credo. Credo sia solo un pezzo della trivella madre. Ehi, che è stato? Un ratto talpa? È un raschiatore dei minatori talpa. Aia! La madonna, ma... che cacchio sono sti cosi? Cosa sei? Che cacchio sono sti cosi? Sono... non lo so. Sono un filino esterefatto. Una testata nucleare. E vai. E sono diventato pesante. Ottimo. Il mio torace di cuoio ha 8 di resistenza ma 19 danni ed energia. Questo invece 26 danni ma 4 all'energia. Vabbè, per adesso sono abbastanza leggero, tra virgolette, da portare tutto. Ed ecco a te la tua scheda di riparazione. Non è vero, era il coso del radiofaro. Ho detto una cagata. E... ah, ok. È stata letteralmente sparata. Radiofaro rilevato. Distanza. Ho detto una cagata, comunque. 1200 metri. 800 metri. Sì, ma sta voce robotica. Che balle. Arrivate. Va bene che sono un robot vecchio, però la mia voce è... sistemi di riparazione attivati. Ok. Trivella madre operativa. Ripeto, trivella madre operativa. Allontanarsi da dove? Utente, allontanati. Da dove e da cosa?
Chissà perché ho paura che possa succedere qualcosa, che adesso mi esca un nemico potentissimo. Materiali prioritari depositati nella stazione di aggancio. Trivella madre 003 completata, utente. Trivella madre completata. Ok. Che cazzo? Ma scusami! Ma che cacchio è successo? Va bene. E ora sono di nuovo dannatamente pesante. Minerali, rottame di piombo, fucile a leva. Beh, un bel po' di punti esperienza ce li siamo fatti. Ne è valsa la pena, non è stata difficile come missione. Il problema è, con sti minerali, che cacchio ci devo fare? Ok, fucile a leva, mi dispiace, ma mi pesi giusto quel troppo di più da non poterti portare. Tanto da qua al livello 25 ne passeranno di armi sotto i ponti. Ciao! E ora sono esattamente pesante il giusto. Ma c'è un pollo qui! Coscia di pollo. Vabbè. Allora, uno perché è vicino al fiume, due, non mi sarei mai aspettato il pollo. Grazie Fallout 76 che hai aggiunto il pollo. No, non sto scherzando, grazie davvero. È una cosa che ho sempre pensato io dei Fallout, ma i polli mutanti esistono? Ora ne abbiamo la conferma. Finalmente posso crearmi uno zaino, dai. Di livello 1, di livello 10. Ok, livello 10 allora. Grazie. E ho preso punti esperienza perché ho creato qualcosa. Ora proviamo a creare anche un'arma. Vediamo che cosa abbiamo a disposizione. Faccio proprio un coltello giusto per... Ecco fatto. E vai! Un nuovo trofeo sbloccato! Ah, guarda qua. Le crocchette che abbiamo lasciato la scorsa puntata è diventato cibo ammuffito, non carne. Tipo, guarda, sto involtino dolce sta per morire. Lo prendo, allora. Anche questo sta per morire. La prendiamo. Il succo? Pure questo. Va, che bellino. Si vede anche lo zaino. Oh, finalmente. Di questo te ne do conto, Fallout 76. Una cosa che non hanno mai messo negli altri Fallout, se non con le mod, cosa che ho fatto anch'io. Uno zaino. Ah, che bello. Oh, finalmente. Finalmente questa lunga ricerca sta per giungere al termine. Ehi. Ah, eccoti. Buongiorno. Ma stai buono. Ho abbastanza cartucce da poterne sprecare quante ne voglio. Forza. Andiamo a studiare un po' di ricerche. Salve, buongiorno. Come va? Azione, cittadini. Attacco nucleare imminente. Ma andiamo. Un'altra volta. Prima possibile. Ehi, tu sei vivo o morto? Divorto, credo. Ora sei morto di sicuro. Che credi di fare? Io ho un fucile a pompa. Dovresti fare più attenzione, sai? Ehi là, buongiorno, salve. Ecco fatto, tutto risolto. Dov'è l'ultimo? Eccolo lì. Vieni. Che cos'è? Ma dai! Ecco fatto, oltre lo stomaco mi sono passato. E questo oltre la schiena. Oh, ce n'è uno là sopra. Io odio però il potenziamento dell'invisibilità. Ah, mi impedisce anche di vedere dove sto mirando. A meno che non sia un cecchino. Allora in quel momento può essere anche utile. In altre armi, no. Ma... c'è un Juggles scimmia lunare con sopra un alieno. Dai, una citazione ad Alien. E io mi prendo il microscopio. Tutta sta roba tanto è da scoppiare. Scoppiarla vuol dire prendi questi materiali e scrattucchiarli così fino ad avere tutti i materiali in polvere e tirarmeli su. E per fortuna c'è un laboratorio chimico dove posso riciclare la roba inutile. E anche le accette, perché io non accetto che loro siano così. Buongiorno. Ehi, cosa fai? Spacco la faccia, eh? Uccidi una creatura, così, a caso. Grazie. Le lattine incredibilmente
mi servono. Sono fatte d'alluminio, giusto? Sì. Questo con la testa nel forno. E il fatto che siano fatte d'alluminio le lattine vuol dire tanto. La panna. E una zuppa di granolama. Molto buona. E una ricetta che ho già. Grazie, però la prendo così magari la regalo a qualcuno. Dunque, la mia destinazione è qua sotto. Che facciamo? Scaviamo per arrivare? Devo trovare un modo per scendere. E credo che questo buco gigante possa fare al caso mio. Però qualcuno voleva prendersi la tortina, Vediamo se ce la facciamo. No, non ce la facciamo, mi dispiace. Oh, ma ci sono anche delle scale. Magari potrei usare queste. Or dunque, eccomi qua alla fine. Questo è esattamente il luogo dove dovevo essere. Con un bel po' di roba che posso anche riciclare. C'è un tavolo? Sì, c'è un tavolo. E anche un paio di microscopi. Guarda quanta bella roba che posso riciclare con la dovuta calma. Ma guarda questa foto. Potrebbe significare molto come potrebbe non significare nulla. Dubito che sia questa opzione. Bene, dottoressa. Vediamo i suoi studi. Panoramica del progetto. Produrre un vaccino mutageno. Benissimo. Dobbiamo ottenere dei campioni di sangue. Entra dall'ingresso principale del deposito ferroviario di Charleston. Un fusibile tipo T. Il campione di sangue di un ratto talpa, di un ghoul ferale e di un lupo. Niente più ci stava, dottoressa? Orca puttana. La lista della spesa mi ha fatto fare la signora. Il fusibile è lì. L'ingresso principale è lì. Posso fare entrambe le cose. Ehi là. Ciao robottino. Mi sembra tanto una roba cinese questi robottini. Cioè proprio l'invasione dei robottini cinesini. Che tra l'altro non è che lasciano chissà cosa, eh. Lasciano solo dei rottami d'acciaio. Oh, qua c'è un buco. Eccomi qua. Hai visto? Sono arrivato. E devo buttarmi di sotto. Ah no, beh, posso scendere anche da qui. Però i robot ci sono, quindi scendiamo. Aia, che dolore. Mia adorata Nancy. Prendi, prendi, non abbiamo tempo di leggere. Aspetta, aspetta. Ecco qua, anche se sono invisibile comunque riesco a colpirti. Ma perché è pieno di robottini? Che ci fanno questi robottini piccoli, piccoli con la stella rossa? Credo che sia pieno di sti robottini questa zona. Ecco, olla. Questo tra l'altro è il capo. Tu sei il boss. Olla, ti ho spaccato nel soffitto addirittura. Ok, grazie del fusibile. E ora dobbiamo trovare il sangue di varie creature. Dunque, dobbiamo installare il fusibile probabilmente là. E io non ci voglio tornare ora. Non prima di aver trovato il sangue delle varie cose. Vabbè, in realtà non sono neanche troppo lontani. I ratti talpa sono qua davanti, i ghoul sono qui e i lupi sono qua. Dai, si può fare. Iniziamo allora dai ratti talpa. Arrivati dove ci sono i ratti talpa. E pezzo di merda è scappato. Fermo. Aia. Tu sei idrofobo però, eh. Bastardo. Ottieni campioni di sangue. Grazie. Chi è il prossimo più vicino invece? Il prossimo è il ghoul ferale. Quindi ora, volendo volare, dovremmo trovare qua i ghoul ferale. Volevo fare la rima tutta bella, però è uscita un po' al cazzo. Quel supermutante è rissoso. E quello cos'è quella roba lì? Il floater di grignatore. Che cacchio è il floater? Non lo so, ma lui è morto. Gli è esplosa la testa anche se gli ho sparato nella schiena. Calmati. Ho solo ucciso il tuo padrone. Sei morto? Sì, è morto. Sì, credo che tutta questa roba sia radioattiva. No, fa solo malissimo. Aia. Ma stai buono, scemo. Ecco fatto. Buongiorno, salve, avete visto un ghoul ferale? Io credo di sì e stanno cadendo. Oh. E niente, cado anch'io. Dammi il sangue. I soccorritori mi sanno tanto di versione dei Minutemen 1.0. Cioè proprio la base per quello che un giorno sarebbero diventati i Minutemen. Solo che i Minutemen, strano da dire, sono un
po' più organizzati forse? Giusto quel pelo meglio? Neanche troppo, voglio dire, Solo che a livello proprio pratico e teorico, sti soccorritori li vedo praticamente sempre solo morti. Manca solo un ultimo campione di sangue e non è molto lontano. Buongiorno, signor Ardente. Venga qui. Breakdance. Cumulo di cenere, regione scoperta. Rischio di ambiente, equipaggio una maschera antigas, il primo segno di aria tossica. Cacchio, per fortuna che la maschera antigas è la prima cosa che ho trovato e subito l'ho messa. La maschera antigas, cos'è? L'ho trovata al primo episodio, al secondo? Comunque l'abbiamo trovata praticamente subito. E anzi, guarda, oltre al fatto che mi piace, sono anche contento che sia pratica. E guarda caso, ecco lì il branco dei lupi. Allora... ah, è sopravvissuto. Però è immobile. Vabbè, non è più sopravvissuto. Quello lì è malato. Ah, di pochissimo potevo porre fine alle sue sofferenze. Ecco qua. Poi... oh, ma immobili totalmente, non si muovono. Manco se spari. Oh, io vi sto facendo fuori voi e tutto il branco. Ah, quello è troppo lontano. Meglio che gli spari direttamente in fronte. Ehi là, buongiorno. Dove sei? Ecco qua, hai visto? Dammi il sangue. Grazie. Delle birre. Guarda che carino. Sta ancora muovendo le zampette. Sono appena morto. Pistola a polvere da sparo. Ma che figa. È una pistola dei pirati questa. Carina. Non mi dispiace, ti dirò. Però ho solo una munizione. Bon, torniamo dalla dottoressa. Ehi là, buongiorno, Ah, ne è arrivato un altro. Questo gli ho fatto saltare la testa. Più che a questo qua che mi stava correndo incontro, è questo qua che mi ha... perché finché vedi un cadavere per terra non ci fai neanche troppo caso. Dici tanto, o è morto o si rianima, quindi te l'aspetti. Ma finché ti arriva uno di colpo, basta, è finita, morte. Rieccoci di nuovo qua, dottoressa. Ecco qua il tuo fusibile, è stato facile questo. Ed ecco qua un po' di campioni di sangue. Direi che possiamo analizzare il sangue finalmente. Analizza i campioni di sangue, motore avviato, non muovere niente, analisi completa, subito così. Che devo fare ora? Entrare in questa macchinetta? Non è che mi senta molto sicuro, devo dirlo. Però se questo ci farà stare bene, allora ci entro. È stata una cosa incredibilmente veloce. Trasporto troppo peso addirittura ora. Benissimo. Che hai terminato il mio lavoro e assunto il vaccino. Il prossimo passo è scoprire se gli sputa fuoco la nostra unità d'elite per la caccia. Ah, ok, gli sputa fuoco sono un'unità, ok. Raggiungi i vigili del fuoco di Charleston. Ok. Ma non mi dire che troviamo il sovrintendente. Il sovrintendente ha bisogno del tuo aiuto. Perché no? Perché no? Dai, andiamo ad abbracciare il sovrintendente. Nell'unità più prestigiosa dei soccorritori. Addirittura hanno i ranghi questi. Ascolta la trasmissione del sovrintendente alla radio. A quanto pare il sovrintendente o ha lasciato un altro cavolo di audio da ascoltare, oppure è ancora viva. Hai capito, il sovrintendente?